La cupa foresta di abeti si stendeva tetra su entrambe le rive del corso d'acqua ghiacciato. Un silenzio profondo incombeva su tutta la zona, una zona desolata, priva di qualsiasi segno di vita, immobile, così solitaria e fredda da non poter ispirare nemmeno il senso della tristezza. Eppure vi era la vita da quelle parti, una vita che sfidava quella terra. È l'inizio di Zanna Bianca, uno dei celebri romanzi di avventure di Jack London, ambientati in Alaska, un'Alaska selvaggia, ghiacciata, di cacciatori, di cercatori d'oro, di corrieri postali, sulle cui tracce ci metteremo tra poco anche noi. La vita di cui parlava London nel brano che vi ho appena letto e che interrompeva, spezzava questa monotonia glaciale e silenziosa del paesaggio, era quella di una muta di cani lanciata festosamente nel traino di una slitta. Ed è proprio una gara di slitte trainate dai cani con bravi conduttori, i dog mashers, appunto, che ci aspetta tra poco. Uomini duri, i mashers, abituati a rimanere svegli anche più notti di seguito sulle loro slitte, e che se sono intelligenti devono pensare prima che a se stessi ai loro cani. Lo vedremo tra poco. Ma a questo punto, prima di vedere la corsa delle slitte dei cani, devo dirvi che si interrompe qui la nostra corsa con la slitta di Gheo, perché Gheo finisce qui per quest'anno la sua serie di trasmissioni. Io devo ringraziare tutti quanti ci hanno seguito e tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di queste trasmissioni. Lo faccio con molto piacere, e per rimanere in tema col film di oggi, lo voglio fare con l'augurio che di solito si faceva nel brindisi ai conduttori di slitte, a tutti gli uomini che sono in pista, che il loro cibo non manchi mai, che i loro cani possano continuare sempre la loro corsa, che i loro fiammiferi accendano sempre i loro fuochi. Arrivederci. Turtle Creek, Alaska. Abbiamo lasciato la Scozia 6 mesi fa e ora sembra che il sogno della nostra vita stia per avverarsi. Avrò 10 cani legati a me come attraverso un cordone ombelicale, in una corsa che si spingerà per oltre 1600 chilometri su parte di uno dei territori più ostili del Nord America, lo Yukon. Portare a termine la corsa sarebbe una conquista. Vincerla ci assicurerebbe di vivere in questo posto, che è il nostro desiderio più grande. La corsa inizia a Whitehorse, nel territorio canadese dello Yukon. Da lì si segue la pista che fu attraversata da migliaia di cercatori d'oro nella loro folle corsa verso il Klondike. Prima fino a Carmax, poi ininterrottamente per più di 400 chilometri, oltrepassando le Black Hills, si arriva alla città di Dawson. Da Dawson, seguendo il fiume Yukon completamente ghiacciato, attraversiamo il confine statunitense e poi avanti per altri 800 km attraverso l'Alaska, oltre i passi di montagna, fino a raggiungere Fairbanks. Un viaggio di 1600 km con solo 7 tappe. Sarà una lunga corsa di resistenza. Era indispensabile un lungo e duro allenamento per arrivare fino all'ultima tappa con tutti i cani. Mia moglie Carol è l'addestratrice dei cani. Ci raggiungerà nei punti accessibili per prendere le bestie ferite o affaticate. Ciao Teppi. Teppi è il cane migliore della muta. Non è vero? Il cane più veloce. È diventato anche un buon leader. Se c'è un cane che può aiutarmi a vincere la corsa, quel cane sei tu, vero? Ehi, Mr. Teppi, ti piace il fieno?
Per allenarmi ancora trascorro sempre più tempo fuori, gran parte da solo e un po' con Carol. Mi sento sempre più vivo. Più sto nei boschi, più sono felice. Spesso io e Carol ci chiediamo se non sarebbe meglio essere nel nostro paese, comprare una casa comoda e tutte quelle cose di cui si ha bisogno, ma quasi sempre concordiamo nel dire che questo che stiamo facendo, almeno per il momento, è molto più importante. Come partecipante straniero alla corsa, spero che non siano in troppi a pensare che non farò un granché. Veramente resta ancora da vedere come ce la caveremo tutti quanti. All'inizio mi terrò un po' indietro, me la prenderò con calma. Mi terrò un po' indietro senza farmi prendere dall'affanno per stare in testa, tenendomi però sempre abbastanza vicino a chi è primo, perché se non lo faccio non riesco ad avere un po' di vantaggio, e poi sarà sempre più difficile ottenerlo più avanti nella corsa. La maggior parte dei partecipanti ha vissuto a lungo nei boschi, in Alaska e nello Yukon. Non penso che ci siano molte persone più giovani di me a gareggiare. La maggior parte di loro ha lavorato per 10 anni con i cani, forse di più, anche 20. È questa grande esperienza che gli fa credere che possono vincere la corsa. Sono 15-20 persone, dei tipi molto forti. Il meglio dei Dog Mashers in Alaska e nello Yukon. Dunque è una gara molto competitiva. Interrompiamo il nostro regolare programma per mandare in onda una speciale trasmissione in diretta. La CBC dello Yukon vi presenta in diretta la cronaca della partenza della corsa dello Yukon. Buongiorno, qui è Pam Buckley all'angolo tra la seconda strada e la via principale nel centro di Whitehorse. C'è una grande agitazione nelle strade perché 34 Masher si stanno preparando alla partenza per Fairbanks sulla pista dei cercatori d'oro nello Yukon. I cani abbaiano e sono impazienti di partire, mentre i Masher fanno gli ultimi preparativi. La tensione aumenta subito, si fa sentire e ti colpisce. Sono tutti preoccupati, tutti ansiosi. Ognuno di noi è divenuto burbero, anch'io, anche se penso che non dovrei prendermela come fanno gli altri. Tutti ti vogliono parlare. Perché non lo fanno negli altri 345 giorni dell'anno o giù di lì? Ti devono parlare proprio in questo momento, quando devi partire. Beh, è così che vanno le cose. All'improvviso sei lontano da tutto, sul fiume, e sei solo. È anche una bella sensazione, ti allontani da tutti. Non puoi fare nient'altro. Hai fatto tutto quello che potevi e ora non ti resta altro che andare avanti e sfruttare nel miglior modo possibile tutto quello che hai imparato durante la preparazione. Thank you.
È la prima notte della corsa. È così bello essere sulla pista. Ho sentito dalla mia radio che un masher è già a Carmax, la prima tappa. Alcuni di loro si sforzano fin dall'inizio, ma ci sono ancora 10 giorni di viaggio. Sono molto preoccupato per uno dei miei cani, sta zoppicando molto. Lo farò visitare dal veterinario della corsa domani, quando arriveremo a Carmax. Carol sarà lì e i ragazzi, come chiamo i miei cani, saranno felici di vederla. Carmax è la prima di 7 tappe e qui, come in quasi tutte le altre, abbiamo un periodo di riposo obbligatorio. Ci controllano l'attrezzatura per la sopravvivenza. Poi ci riposiamo, mangiamo e carichiamo le provviste per la lunga tirata di 450 km fino a Dawson. Il tratto Carmax-Dawson è quello più difficile e penso che quanto succederà nei prossimi 3 giorni influenzerà tutta la corsa. È qui che entra in gioco la strategia. Quando fermarsi, quando rallentare, quando spingere, far riposare i cani nel momento più caldo della giornata, quanto farli viaggiare di notte. C'è il costante pericolo di perdere il percorso e andare fuori pista. Devi sempre stare allerta e non si sa mai cosa puoi trovare alla prossima curva. Alcuni mashers si legano alla loro slitta per evitare di cadere nel caso che si addormentino. I cani sono molto più veloci di te e se perdi la slitta in questo paese, sei nei pasticci, può essere fatale. La tappa a Carmax è arrivata al momento giusto. Ora i miei ragazzi sono ben riposati. Stiamo mantenendo il nostro programma e siamo contenti. Vediamo se stamattina riusciamo a mettere la gente nello spirito della corsa. A voi una canzone per la corsa nello Yukon. You ain't tired with the spirit of this race. We can set this trail on fire. You were born unto the race. Your dogs are just the same. You were made for the winner's circle. It runs inside your veins. Incredibile. Pensi che stai andando bene e subito dopo che tutto va male. Ti chiedi di continuo come stanno andando gli altri, sperando che loro abbiano dei problemi quando tu non li hai. E quando passo davanti alle altre mute e vedo come sembrano stanchi, mentre i miei ragazzi hanno un aspetto fresco, mi dico che davvero ne è valsa la pena. L'allenamento sta funzionando. Bisogna calcolare attentamente per quanti chilometri hai viaggiato e quanti te ne restano da coprire. We can set this trail on fire. We were born unto the race. Your dog. L'azione si è spostata a Mazie May, una piccola vallata a 160 km a sud di Davison. Là ci sono 2 mute da ieri sera. La radio diceva che il primo sarebbe stato Rick Atkinson. Invece, cogliendo tutti di sorpresa, si è trattato di Dennis Cogle, che è arrivato ieri sera alle 7. Ha detto che pensava di fermarsi 12 ore. Finora dovrebbero essere passate già 20 mute per questa tappa non ufficiale e la gente si aspetta di vedere il primo masher entrare a Davison tra le 6 e le 10 di stasera. Qui Pam Buckley sul percorso della corsa nello Yukon dalla città di Davison. Penso che ai cani piaccia un po' di più il programma di Rick. Corre e si riposa e dà loro da mangiare secondo un programma un po' più rigido, senza prestare molta attenzione a quello che stanno facendo le altre mute. Forse Rick sta correndo per sé. Quando ho visto la muta a Carmack, indubbiamente aveva un bel aspetto, bello e forte, ma naturalmente avevano appena percorso solo 200 km. Quando l'hanno visto dall'alto, si stava muovendo bene, quindi non penso che ci sarà da preoccuparsi troppo. Go ahead, come on, go ahead.
Exactly. Get away. Move back. Get up. Hold on, Rick. Get up. Hold on. This way, just go. Let him take his time if he wants to get the phone first. Let him take his time. Sandra, santo cielo, quanta luce! Bravo, Rick! Com'era la neve, Rick? Ci ha rallentati un po'. Non c'era molta pista in cima all'Eureka, per un paio di miglia, penso. Come stanno i cani? Stanno bene? Penso che si vogliano riposare per le prossime 36 ore. Siete contenti? Qui le mute hanno un riposo obbligatorio di 36 ore e Davson si sta riempendo di conducenti, mute, addestratori e spettatori. All'improvviso siamo arrivati sulle colline e sapevo che sarebbe stato un lavoraccio, ma sembrava che i cani avessero deciso di alzarsi, così ho messo giù la slitta e siamo partiti. Ho corso la maggior parte del tempo dietro di loro. I cani sono stati molto bravi sulle colline, siamo arrivati subito. Non gli è piaciuto quando siamo arrivati in cima, era molto alta, ma che ci vuoi fare? Che effetto ti ha fatto essere arrivato primo a Dawson? È bello. Non so quanto durerà, ma è bello essere in testa. So che ora mi riposerò bene, i cani si riposeranno bene, e so quando arriveranno gli altri. Come sarà d'ora in poi, non lo so. Ora chiederà uno sforzo maggiore ai cani? Ci siamo sforzati un po' per arrivare qui stasera, ma penso di averli spinti al momento giusto. Ora si possono riposare. Ho allungato un po' stasera come non avevo fatto finora, ma è andata bene, ce l'hanno fatta. Non abbiamo rallentato e io sono contento. Abbiamo ripreso a correre dalle 7 di ieri sera e così fino alle 7 di stamattina, riposandoci solo un paio d'ore. I miei cani sono stati davvero bravi. È sempre la corsa migliore quella della notte, un buon momento. Ho dovuto lasciare uno dei miei ragazzi a Eagle perché si è perso il primo mese e mezzo di allenamento e non ha mai avuto la stessa preparazione muscolare degli altri. Si stancava prima e zoppicava un po' con una zampa anteriore. Non ci manca per quanto riguarda la potenza, ma all'inizio della corsa è stato di valido aiuto. Non rimpiango di non averlo nella muta. E poi ho ancora questi 9 ragazzi che sono forti. Ieri mattina alla radio ho sentito che mi stavano raggiungendo. C'è qualcuno che mi sta dietro, ed è un bene, mi fa spingere un po' di più. Stamattina mi è finita la carne e devo arrivare a Circle abbastanza in fretta. Tocca ferro, Rick, e non fermarti. Il primo masher ad entrare in Hot Spring è il nuovo leader, John Runyan. Nelle prossime 2 ore dovrebbero arrivare Harry Sutherland e Rick Atkinson. È incredibile ciò che può succedere in 24 ore. Ieri mattina me ne stavo seduto abbastanza sicuro. I cani stavano bene, tutto si prospettava bene. E poi è andato tutto male. Nel pomeriggio è saltato tutto per aria. Forse sono partito un po' troppo presto. È stato per il sole. Faceva troppo caldo. Sapevo che c'era qualcosa che non andava con la muta. Dusty era stato male e anche altri 2 o 3 cani non si sentivano bene. Joe Runyan ha 15 minuti di vantaggio su di me. Non è niente, ci rifaremo. Ci sono dei momenti qui all'aperto in cui non pensi ad altro che al traguardo. Ma non bisogna pretendere troppo dai cani, se non si vuole perdere la corsa. Quanto sta avanti Joe?
È molto avanti. Sto spingendo abbastanza. Pensa, concentrati. Sta sveglio, Rick. Spingi, spingi. Dov'è Harry? Che vantaggio ha giù? E come stanno i loro cani? Hey, go ahead. Get out there. Hey! Okay, great, thanks. All right, looking good, Joe. Questa mattina alle 9.15 in partenza da Cina Hot Spring, per l'ultimo tratto c'è John Runyan con 10 cani. Alle 9.18 Rick Atkinson con 8 cani. Alle 9.45 lasciando un cane a Hot Spring e partendo con 8 Harry Sutherland. Vista la situazione, prevediamo l'arrivo di questi tre masher tra le 5 e le 8 di stasera. Qui sembra che ci sia un po' di confusione. Rick Atkinson e Joe Runyan sono usciti dal percorso. Sembra che Runyan abbia preso una via sbagliata e Atkinson lo ha seguito. Si sono allontanati di 30 km. Harry Sutherland ha rallentato. Non sappiamo se ha problemi con i cani o se si tratta di altro. Good afternoon, Yukon Quest. Sand, may I help you? Centro corsa dello Yukon, buon pomeriggio. Ci è stato riferito che i Masher si trovano in un'area di 70 km circa. Rick Atkinson, Joe Runyan e Harry Sutherland erano molto vicini. Prevediamo sempre il loro arrivo a Fairbanks tra le 5 e le 8 di stasera. In questo momento, a 45 km dalla fine, abbiamo Runyan in testa con un cane nel cesto. Atkinson gli sta molto vicino, ma sembra che abbia perso terreno a partire dalle 3:30 e Harry Sutherland si trova molto indietro rispetto ai primi due. I tre stanno lottando per la vittoria. Veramente ora non si può ancora dire chi sarà il primo a oltrepassare il traguardo. Rick Atkinson sta a 30 minuti da John Runyan ed è seguito a poca distanza da Harry Sutherland, che ottenne il secondo posto nella gara dello scorso anno. Qui tutti dicono che Sutherland ha ottime possibilità di raggiungere Atkinson. Atkinson è stato in testa da Dawson Circle. Siamo arrivati. Ho avuto un po' di problemi con i miei cani e sono contento di essere qui in questa posizione. Joe è stato bravo, i suoi cani sono in gamba. Li ha tenuti bene, li ha fatti andare veloci, incitandoli il più possibile. Non volevo spingere troppo i miei ragazzi con quel caldo. Non importa. Sono contento di essere arrivato secondo. È stato un bel viaggio. L'ultima parte è stata molto intensa, ma in generale, nell'insieme, mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto. Ora sono stanco. Non ho dormito per 4 giorni. Appena sono arrivato sul fiume, ho capito che non mi restava niente da fare. Ero cotto. Ero veramente, veramente stanco. Joe Runyan, il vincitore, alle 21.45, 11 giorni, 11 ore e 49 minuti. Rick Atkinson, secondo, alle 22.35. Harry Sutherland, Jeff Gay e Bill Carter. Aspettiamo l'arrivo di Dennis Cogle entro un'ora. We can set this trail on fire. We were born unto the race. Your dogs are just the same. You were made for the winner's circle. It runs out your name. Venti aprile. La corsa è finita. Carol e io torniamo in Scozia. Abbiamo dovuto lasciare i nostri cari ragazzi.